Samuele, che emozione è essere qua in Astri d'Argento con questo film che è un esordio per Eh sì, è tanto emozionante, è la mia prima volta qui e sono felicissimo di essere qui con delle persone meravigliose con cui ho condiviso questa esperienza e penso che sia la chiave principale. Ah, eccone qua, vieni qua, vieni qua. Ciao. Ciao, buonasera. Buonasera. Devo tanto a questo ragazzo qua, grande, a Beppe, a tutto il cast, perché la cosa più bella è aver trovato prima delle persone d'oro e poi dei meravigliosi artisti. Ma dove è nato in voi il desiderio di recitare, di portare una storia sullo schermo? Nel mio caso, io sono un ballerino principalmente. E diciamo che è un po' venuto questo mestiere da me, senza che me lo cercassi quando ero piccolo, per caso. E mi chiamarono per un provino perché mi avevano visto in una locandina e poi da lì ho cominciato, però non avevo cercato nulla. Adesso. Sì, diciamo che io invece la recitazione è la mia prima passione. Ho papà che è direttore di un teatro qui a Roma e ha recitato in passato, quindi mi ha trasmesso lui questa passione, inizialmente per il teatro, poi piano piano uno vuole fare sempre di più e sono arrivato anche al cinema e sono contentissimo. Senti, ma come si fa a portare sullo schermo una storia tanto delicata e quali sono i suggerimenti più preziosi che vi ha dato Beppe dall'alto della sua esperienza? Allora, è una grossa responsabilità, è una cosa molto delicata e penso che anche Beppe, quello che ho cercato di prendere io da lui, dalle sue parole, da quello che ci diceva, è di cercare quella sensibilità del personaggio dentro di me e metterla all'interno di Gianni. Sì, secondo me la chiave per interpretare dei personaggi così, ma in generale l'attore secondo me deve essere molto empatico e quindi deve calzare a pennello le storie degli altri e farle sue. E quindi sì, l'empatia è stata secondo me la chiave, immaginare veramente quei ragazzi cosa hanno passato e viverlo in prima persona. Grazie.